Una cortese buonasera a tutti voi in diretta dal Circolo Sportivo Stella Azzurra, dodicesima giornata di Serie A Lega Calcio a 8. In campo ad affrontarsi la Ragnatela Pub e il Super Ciccio. Squadre che prima di dare vita all'inizio della sfida hanno osservato un minuto di silenzio per la scomparsa del papà del giocatore Cardinali della Ragnatela Pub. Deve poi spazzare Casali. Ancora l'inserimento di Stufa che subisce fallo dal limite. A incaricarsi della battuta. Il sinistro e la palla in rete! Il gol del vantaggio del Super Ciccio. Direttamente da calcio piazzato. No, il gol viene annullato dall'arbitro per un fallo in area. Un errato stop di Princi Galli. Stava per combinare un pastrocchio difensivo De Pedis e ancora il tiro e la palla in rete. Melchiorre controlla, spalle alla porta, si gira e con un diagonale veramente velenoso infila la palla all'angolino basso alla destra del portiere Pividori. In vantaggio la Ragnatela Pub all'ottavo minuto del primo tempo. In gol Melchiorre. Temperini, la battuta da lontano di Temperini, la palla in rete. La palla in rete, il pareggio del Super Ciccio. E intanto viene anche ammonito Morezzi. Il Super Ciccio porta il punteggio sull'1-1. Il destro incredibile di Temperini dalla tre quarti. Spiovente in area. Il tiro al volo e la palla in rete. Un gol strepitoso di Maramao. E il Super Ciccio è in vantaggio. Direttamente da calcio d'angolo. Lo spiovente colpito al volo di sinistro dal numero 17 in maglia nera. E partita anche la ripresa della sfida alla Lega Calcio a 8 tra Super Ciccio e Ragnatela Pub, con il Super Ciccio che conduce 2-1. Serve Cuda sulla destra, movimento di Acerbi che gli restituisce il pallone, la palla in rete, la palla in rete, il pareggio della Ragnatela Pub, un'azione splendida, l'1-2 tra Cuda, Acerbi, il pallone di ritorno e l'inserimento col tempo perfetto in area del numero 9 in maglia bianca che ha messo la palla con un tocco morbido alle spalle del portiere Pividori in virtù dell'inserimento di Placido. Ed attenzione, il tiro e il vantaggio del Super Ciccio. Il pallone di Princi Galli ha tagliato in due come un coltello la difesa della Ragnatela Pub e l'inserimento del numero 8 in maglia nera è stato impeccabile. Ancora il pallone gestito da Princi Galli, ancora lui affrontato da due persone. Si guadagna un calcio di punizione da posizione gustosa e interessante. La rincorsa di Princi Galli. Lo schema, il tiro e la palla in rete. Un gol strepitoso da parte di Pantaleoni. Lo schema su calcio piazzato. Il pallone appoggiato da Princi Galli verso Pantaleoni. È un destro a giro imprendibile. Quando il portiere gli si è fatto incontro con un cucchiaio ha provato a batterlo. Un colpo di reni. Attenzione! Una rete strepitosa! Il destro al volo di Pantaleoni. Seconda perla del numero 6 del Super Ciccio. Direttamente da calcio d'angolo. Palla che spiove. Melchiorre controlla di esterno. Lancia in area per Placido, ancora Placido controlla, si accentra, tira a giro e la palla in rete sotto al set. Ancora un altro gol splendido, quello di Placido che ha controllato, si è accentrato e di destro a giro ha piazzato la palla all'angolino sotto l'incrocio dei pali dove Pividori non poteva arrivare. Punteggio che cambia ancora alla Stella Azzurra, Super Ciccio 5, Ragnatela Pub 3. Esce palla al piede Morezzi che poi guadagna e termina in questo momento la sfida. Alla Stella Azzurra il Super Ciccio si impone 5-3 sulla Ragnatela Pub. Sì, volevamo dedicare questa partita a Emanuele Cardinali. Abbiamo fatto anche questa maglietta per lui, per averlo qui anche oggi. Non poteva venire perché ha avuto un lutto in famiglia. E niente, purtroppo non gli abbiamo potuto dedicare la vittoria, ma l'impegno c'è stato. Yeah.